importanti temi della nostra quotidianità, così come lo sono temi storici. Insomma, davvero ci stiamo avvicinando rapidamente al prossimo 25 aprile. Sarà il 70° quest'anno della liberazione del nostro paese, dell'Europa, dal potere appunto nazifascista. Una data che sì, è storica, ma che continuamente dialoga con il nostro presente e la nostra attualità. Ed in questa chiave ovviamente vogliamo condividerla con voi attraverso il contributo dei miei prossimi ospiti. Do il benvenuto a Daniel Degli Esposti. Buongiorno, buongiorno, benvenuto, buongiorno. Ricercatore dell'Istituto Storico di Modena. Benvenuto anche a Giovanni Taurasi, ricercatore anch'egli, e benvenuto a Giuliano Albarani, che è presidente dell'Istituto Storico di Modena. Insomma, tre figure che sicuramente potranno aiutarci non solo a leggere, insomma, le tante celebrazioni, le manifestazioni, le occasioni che attorno a questa data, per ovvie ragioni, insomma, si concretizzeranno, ma anche per dare, insomma, così uno stimolo, uno spunto alla riflessione 70 anni dopo, anche perché gli anni cominciano veramente a diventare tanti, no? E quindi si sfilaccia sempre più anche il contatto diretto, la vita, insomma, anche vissuta con quei fatti, e quindi è sempre più importante dare anche riflessioni, occasioni per rinnovare continuamente quelle vicende e ciò che ovviamente hanno lasciato la nostra attualità. Insomma, il 70° della liberazione, cifra tonda, per cui insomma già di per sé avrà un carattere peculiare, diverso, no? Quale sì. sarà questo carattere, Albarani? Diciamo che abbiamo già inquadrato la questione fondamentale, nel senso sì. che il 70° è un decennale come quelli che lo hanno preceduto, ma è un decennale un po' particolare, perché è un decennale che, lo si capisce bene, equivale, diciamo, ad un passaggio di faglia, un passaggio da una generazione a un'altra. È chiaro, è evidente, è triste, ma è evidente che la generazione di coloro che hanno vissuto, diciamo, da adulti, da protagonisti, le vicende drammatiche ma anche esaltanti della Seconda Guerra Mondiale, quella generazione ci sta salutando, si sta congedando. E quindi il 70° può essere interpretato in due modi: o come un momento di chiusura, o come un momento di apertura, o come una fine, o come un inizio e una partenza. Chiaramente per noi è una partenza, questo lo dico in maniera molto chiara, soprattutto a partire, diciamo, dai contenuti e dalle forme con cui questo 70° viene interpretato a Modena e in provincia di Modena. Contenuti e forme che hanno a che fare non solo con la lotta di liberazione intesa in senso tradizionale, quindi come lotta armata, ma che abbracciano una pluralità di soggetti, a partire dal protagonismo femminile alle forme di resistenza della società civile, e le modalità con cui questo viene comunicato sono le modalità che tengono conto, diciamo, di alcune cose che ci premono molto: i libri, i documenti, le ricerche, ma anche di forme, diciamo, di proiezione che hanno a che fare con la contemporaneità. Quindi le possibilità che ci vengono date dal digitale, l'utilizzo delle nuove tecnologie, una chiave che naturalmente ha a che fare con il coinvolgimento anche delle famose giovani generazioni. Assolutamente, di questo parliamo, anche perché insomma molto si sta facendo da questo punto di vista, e tra l'altro il fatto che, insomma, degli storici pongano questa data come un punto di partenza, quindi come un voler guardare ancora al futuro anziché ovviamente soffermarci sul passato, ci fa capire anche il senso, no, della ricerca storica in sé, no, Taurasi? Dove si sta soffermando in questo momento la ricerca storica? Lei in modo particolare appunto si è occupato dei Comitati di Liberazione Nazionale di recente, appunto stiamo vedendo inquadrato anche appunto quello che è l'esito di questa ricerca in questo volume. Su che cosa ci si sta soffermando proprio per fare sì che venga trasmesso questo senso, non del passato, ma del punto di partenza, no? Passaggio difficilissimo, perché... Sì, come istituto abbiamo voluto mettere a fuoco un periodo particolare, insomma, di quegli anni, in particolare il triennio 1943-1946, perché spesso anche nel dibattito pubblico ci si concentra su il periodo che si apre subito dopo la liberazione, dal 45 al 48. Questo un po' con gli occhi, diciamo, sul presente, sulla storia del dopoguerra, perché sicuramente è un triennio che segna tutto il dopoguerra italiano dal punto di vista politico. Invece abbiamo cercato, anche in collaborazione con l'Archivio di Stato, di recuperare una vicenda, una storia, quella dei Comitati di Liberazione Nazionale, che appunto si costituiscono all'indomani dell'8 settembre e che svolgono la loro attività prima più militare e poi più politica, anche dopo il dopoguerra, fino
al 46 e di fatto fino al voto del 2 giugno 1946. Questo proprio per cercare di mettere al centro invece un periodo diverso e far capire come, e lo abbiamo messo un po' anche nel titolo, come l'Italia in quel triennio passa dalla notte all'alba della democrazia. Insomma, si pongono lì le basi della ricostruzione materiale, ma anche ideale e valoriale della nostra Repubblica. E è stato possibile farlo grazie anche a un fondo poco consultato, che è in fase ormai di riordino quasi definitivo presso l'Archivio di Stato. Non a caso il libro appunto nasce da una collaborazione con l'Archivio di Stato e fra uno storico, il sottoscritto, e un archivista, Maria Carfil. Insomma, anche il tema del coinvolgimento dei giovani è particolarmente importante, il tema è storico, ma le modalità possono essere assolutamente attuali e tecnologiche, no? Daniel Degli Esposti in modo particolare si è occupato della realizzazione di un'app proprio che di fatto viene presentata, viene illustrata nell'ambito di questo 70esimo. Di che cosa si tratta innanzitutto e come approcciare una materia storica senza snaturarla attraverso l'uso anche dei nuovi media? Perché forse anche questo è importante sottolineare, no? Innanzitutto si tratta di un'applicazione che si intitola Modena 900 e cerca di ripercorrere la storia della Resistenza, ma più in generale della Seconda Guerra Mondiale, attraverso i luoghi della memoria che l'hanno segnata nel corso del tempo e le vite dei protagonisti che hanno contribuito a rendere drammatiche o gloriose alcune pagine di storia. Io penso che il lavoro che ho fatto insieme a Metella Montanari, la vice direttrice dell'Istituto Storico, sia soprattutto finalizzato a una doppia dimensione tecnologica, ma anche fortemente e strettamente umana, connaturata ai luoghi. La tecnologia può aiutare molto a riscoprire le storie del nostro territorio perché permette di navigare tra le strade come con un navigatore satellitare, con un GPS, e di rintracciare alcuni luoghi che non conoscevamo, che non avevamo assolutamente presente come posizioni fondamentali della costruzione del nostro tempo. Ma una dimensione che ci sollecita l'utilizzo di queste nuove tecnologie è quella della scoperta del nostro territorio tramite la passeggiata, il cammino, il ripercorrere in maniera significativa e lenta le tappe della memoria che incidono fortemente sui territori delle nostre città. Credo che Modena 900 abbia l'obiettivo primario di recuperare tante piccole storie, tante scintille di memoria che andrebbero perdute se non ci fosse più la capacità di leggerle attraverso il territorio e attraverso ciò che raccontano tramite la pietra. Quindi i monumenti possono e devono raccontarsi anche grazie al supporto della tecnologia. Assolutamente, anche perché insomma i cippi, i luoghi della memoria, i monumenti sono come libri, no? A nostra disposizione nella passeggiata ideale nelle nostre città, nel nostro territorio, però i libri richiedono anche un atto di volontà, no? Affinché vengano aperti, letti, indagati, conosciuti, ragionati, no? E quindi insomma l'importanza di dare strumenti ma anche di solleticare insomma l'attenzione e l'interesse da parte delle persone, altrimenti si rischia di passeggiare e non accorgersi neanche, no? Di ciò che sta accanto a noi, a memoria di che cosa. Come funziona quest'app? Qual è la sua modalità, insomma? Quest'app è concepita per essere utilizzata in diversi modi. Essenzialmente l'obiettivo sarebbe quello di attirare l'attenzione degli utenti su luoghi che normalmente passano inosservati. Non tutti i luoghi della memoria modenese sono come il Sacrario della Ghirlandina, conosciuti, visti, visibili, e anche se in difficoltà nel corso del tempo per la trasmissione del loro significato originario, sempre sotto gli occhi di tutti. Attraverso la scoperta dei più famosi si può raggiungere il contenuto virtuale di questa applicazione, si può scaricare il software dai vari portali come Android, sul quale per esempio è già disponibile, sì, ma arriverà anche per iOS e Windows, e puoi accedere in un percorso virtuale attraverso questi monumenti. Ci sono diverse sezioni con menu a tendina facilmente consultabili, dai quali si può accedere monumento per monumento a ciascun luogo e all'interno dei quali si possono anche aprire i profili biografici e i fogli matricolari dei commemorati. La cosa più interessante
credo sia la geolocalizzazione dei monumenti. Un visitatore della città, un modenese, un turista, può accedere a una schermata nella quale sono indicati su una cartina della città tutti i luoghi della memoria e quindi può anche costruirsi un itinerario personale per cercare di vedere quali sono le posizioni più importanti nelle quali sono stati costruiti i cippi e poi esplorare le ragioni che hanno portato a costruirli, perché non tutti sono stati realizzati in luoghi dove è accaduto qualcosa negli anni del 1944-1945, ma possono semplicemente sorgere in un luogo simbolico per la comunità. Quindi abbiamo diverse tipologie, tante storie diverse e tante possibilità di lasciarci affascinare dal piccolo racconto quotidiano che è necessariamente il veicolo verso i concetti fondamentali della storia. Albarani, verrebbe da dire che davvero ogni strumento è lecito per far sì che questa memoria arrivi, insomma, arrivi ai giovani e rimanga, insomma, la tecnologia sicuramente, ma anche, insomma, una riflessione che viene proposta sempre più in termini attuali. Leggevo appunto anche un suo recente articolo sulla chiave europeista anche, no? Della riflessione attorno alla liberazione. Perché proporre questa modalità oggi e con quale scopo, insomma, ad esempio? Ma ragionare della liberazione dell'Italia all'interno della liberazione più complessiva dell'Europa e del mondo, dalla quella che una volta si definiva barbarie nazifascista, in generale possiamo dirlo invece con un gergo più storico, dalle politiche di occupazione e di prevaricazione che furono caratteristiche degli stati fascisti nel corso degli anni 40. Ecco, fare questa collocazione significa, come dire, dare un significato particolare alla nostra liberazione, non come un patrimonio orgogliosamente difeso e separato, addirittura contrapposto rispetto agli altri popoli, ma come, diciamo, una piattaforma dalla quale partire per produrre condivisione, per produrre contaminazione, socialità, scambio. Io sono rimasto molto impressionato dal fatto che nel dibattito pubblico e politico recente, ad un certo punto, quando la conflittualità fra alcuni paesi membri dell'Unione Europea si è esacerbata, siano stati ripescati, diciamo, degli stereotipi molto pesanti, no? Per cui, appunto, da una parte i greci venivano accusati di lassismo, di una inerzia tipicamente mediterranea, che era uno stereotipo molto diffuso all'interno, diciamo, di certe ideologie nordiche, tra virgolette, dell'inizio del Novecento, e dall'altra parte si rispondeva ai tedeschi: zitti voi che avete provocato due guerre mondiali. Ecco, io credo che se, come dire, il rapporto con la memoria dell'Europa diventa solo questo, cioè del pescare, come attenzione è avvenuto abbastanza recentemente nei Balcani, cioè a poche centinaia di chilometri dalla nostra frontiera, ripescare solo i fatti, gli eventi, i pretesti per esacerbare la conflittualità, andiamo in una direzione molto pericolosa. E allora io, anche in quell'intervento che è stato pubblicato sul periodico dell'ANPI, ho voluto sottolineare come dobbiamo festeggiare contemporaneamente la liberazione dell'Italia e la fine della Seconda Guerra Mondiale, cioè la liberazione dell'Europa. Poi sì, la guerra proseguì nel Pacifico e sul versante orientale, ma di fatto tra la fine di aprile e gli inizi di maggio 1945 noi ricordiamo il 70° della liberazione dell'Italia, ma complessivamente della fine della guerra del vecchio continente. Taurasi, anche questo uso, verrebbe da dire strumentale, della storia contemporanea per spiegare anche con poco fatti della nostra attualità, insomma, la storia contemporanea è quella che, diciamolo, conosciamo meno, no? Perché è molto vicina a noi, perché, insomma, i programmi scolastici un po' rincorrono anche questi ultimi anni della nostra storia, però, insomma, non si ha un pudore nel utilizzarla per schematizzare, per semplificare la nostra attualità. È una sorta di controsenso, no? Da un lato non la si conosce, dall'altro si rimanda tutto appunto agli stereotipi insomma, che sembrano noti ma che non lo sono. Questa è un po' una debolezza anche del nostro tempo, sì, e della nostra capacità di afferrare invece la complessità dei temi del nostro tempo. Sì, il cosiddetto uso pubblico della storia, cioè quando appunto questi argomenti vengono utilizzati, tirati per diciamo, sostenere tesi che hanno a che fare strettamente con la nostra attualità. Ma naturalmente lo studio della storia contemporanea ha a che fare con la nostra attualità, insomma, col mondo contemporaneo.
c'era chi diceva che tutta la storia da un certo punto di vista è storia contemporanea, perché noi facciamo storia e ricerca in base alle domande che il nostro tempo oggi ci pone, come diceva appunto anche prima Giuliano, cioè per capire il mondo che noi stiamo vivendo dobbiamo interpellare anche la storia da questo punto di vista. È chiaro che occorre però tenere separate le due cose, l'uso pubblico della storia che appartiene al dibattito pubblico, che ha, come dire, non ha un livello di scientificità o di come dire, di approfondimento storico vero, insomma, e la ricerca vera e propria che invece viene condotta nelle diverse modalità, usando nuove tecnologie, usando metodi più tradizionali, le sudate carte, quello che volete, ma insomma sono due realtà da questo punto di vista separate, che naturalmente si intrecciano e che rischiano il cortocircuito, insomma. Quindi quello che occorre evitare è, quello che bisogna fare è distinguere appunto tra il lavoro dello storico e il dibattito pubblico. Ma ripeto, è evidente che la contemporaneità influenza da questo punto di vista la ricerca, non la deve condizionare, cioè, perché noi partiamo dalle domande che il nostro presente ci pone, insomma, ma non possiamo schiacciare sul presente la nostra ricerca storica, altrimenti sarebbe strumentalizzata e utilizzata appunto per fini del tutto strumentali. Esatto, ad esempio il suo approfondimento sui comitati di liberazione nazionale, in che chiave possono essere attualizzati anche, no? Tra l'altro questo ampio respiro appunto non soltanto focalizzati attorno appunto al 45, ma in un periodo più ampio, così come li avete approcciati. Beh, io credo che la vicenda dei CLN ci racconti in qualche modo come sia possibile unire culture politiche anche diverse, perché dentro le CLN, intanto il CLN furono la, Comitati di Liberazione Nazionale furono la prima esperienza di lotta unitaria antifascista, cioè dentro ai Comitati di Liberazione Nazionale, democristiani, comunisti, socialisti, liberali, si unirono per contrastare appunto il fascismo, per combattere il fascismo e per liberare l'Italia dalla presenza tedesca, e naturalmente insieme agli alleati. E, quando dicevo prima che sono la base della nostra democrazia e della nostra costituente, è proprio della nostra Costituzione, è proprio perché lì per la prima volta ci fu un'esperienza di questo tipo, che poi proseguì anche subito dopo la liberazione fino al 46. E allora ci insegnano qualcosa da questo punto di vista, insomma, che anche con, se pensiamo a quanto erano diversi, come dire, gli orientamenti politici e culturali dentro i comitati di liberazione, anche fra in un popolo, insomma, che la pensa, che può avere correnti di pensiero diverse, insomma, è possibile uscire da una fase così difficile, così violenta, come fu la Seconda Guerra Mondiale, negli anni più bui della nostra storia, se si raggiunge, come dire, un punto di unità, di sintesi, e soprattutto ci si riconosce in alcuni ideali e valori che furono appunto i valori della democrazia e della libertà alla base della lotta dei nostri partigiani e dei comitati di liberazione nazionale. Voi storici ve lo domandate il perché oggi tutto questo non avviene? Diciamo che da un certo punto di vista è una fortuna che non avvenga, perché certo, vuol dire che non ci ritroviamo, ecco, esatto, in condizioni primo elemento, così. Non c'è un fronte nemico così riconosciuto e così assoluto, verrebbe da dire. La storia italiana in particolare ci deve insegnare qualcos'altro, è proprio questo, che nei momenti più difficili, nei momenti dove noi abbiamo sofferto di più, nei momenti dove appunto non si vedeva passare la nottata, ecco, il popolo italiano ha trovato invece le risorse per uscire da questi momenti di crisi e difficoltà. E l'ha fatto, se penso soprattutto a quegli anni, soprattutto con le generazioni più giovani. Noi vediamo, spesso insomma, i più giovani vengono ritenuti indifferenti, ma in realtà l'istituto lo vede. Sono soprattutto giovani che partecipano alle iniziative dell'istituto, magari con persone che hanno vissuto direttamente quell'esperienza, no? Forse sì. Manca un po' la generazione di mezzo, la nostra, diciamo, sì, sì. La mia di Giuliano. Ci siamo perché Daniel, lui, ci siamo solo io. Esatto, siamo perché gli unici testimoni arrivati. Dai, è più giovane. E questo è un segno, vuol dire che comunque c'è una richiesta forte di ideali, di valori da parte anche delle generazioni più giovani. E però, come dicevo, insomma, è proprio nella difficoltà, nella crisi che vengono fuori anche le opportunità e che vengono fuori anche, viene fuori anche la forza di quello che è il nostro popolo, il nostro paese. E insomma, Daniel, il punto di vista dei giovani, allora, a questo punto, quali sono gli elementi che avvicinano i giovani a questo tema, quindi il tema dei valori della lotta partigiana e della liberazione in generale, e se, insomma, se ravvisi anche tu che evidentemente non abbiamo toccato questo fondo, per cui, insomma, è difficile ritrovare anche quell'unità, anche quella spinta di motivazioni, di valori che era stata propria di quei giovani e che forse oggi i nostri giovani
giovani non hanno bisogno e quindi non raggiungono. Come la vedi? Io credo che la questione della vicinanza della mia generazione alla memoria sia soprattutto imputabile alla vicinanza molto forte che gli anziani provano nei confronti dei giovani. Io ho conosciuto l'amore per la resistenza, per la memoria e per la storia contemporanea attraverso i racconti di una generazione che mi ha aiutato a crescere, sì, e che quindi con me ha aperto libri e pagine che probabilmente con i propri figli non ha avuto il coraggio di affrontare, proprio perché il tempo necessita di tempo, necessita proprio di un periodo di elaborazione e di riflessione che poi restituirà soltanto in un secondo momento ciò che è il frutto del vissuto. E quindi la vicinanza, il ponte fra generazioni lontane può aiutare veramente a rientrare all'interno di contesti come quello della memoria e riscoprire delle storie che ci aiutano anche a capire il nostro passato. E qui arrivo alla sfera della contemporaneità. Sì. Penso che oggi i giovani non abbiano necessariamente la necessità materiale di formare comitati di liberazione nazionale o aggregazioni che riescano a sconfiggere un nemico così terribile, perché il pericolo non è percepito, non viene vissuto come presente. Ma nella realtà la situazione che stiamo vivendo potrebbe apparire estremamente rischiosa dal punto di vista sia filosofico sia politico, perché la tendenza al qualunquismo, al disinteresse, al relativismo assoluto potrebbe portarci a non comprendere più la forza di certi valori. Sì. Io credo che di fronte a una realtà di questo genere non si debba mai utilizzare il quantificatore generale, non si debba mai pensare tutti fanno questo, tutti dicono la stessa cosa, ma sia opportuno ragionare per capire. E credo che tanti giovani come me abbiano cercato nel loro percorso lavorativo, formativo, anche nella pubblica istruzione, di andare verso la comprensione del loro mondo e di interrogarsi sui motivi che stanno dietro alle scelte della politica o alle scelte della società. Mm. Soltanto questo tipo di approccio può aiutare a trovare il proprio posto nel mondo e può aiutare veramente a superare certi problemi che nascono dall'indifferenza. Oggi probabilmente è quell'indifferenza che Antonio Gramsci e che, per quanto riguarda la nostra realtà modenese ed emiliana, Giacomo Ulivi avevano combattuto così tanto nella loro avventura intellettuale, è il nemico del nostro ventunesimo secolo. E se guardando Modena 900 o ascoltando i racconti dei partigiani qualche ragazzo deciderà di non essere indifferente, penso che il nostro lavoro abbia veramente avuto un effetto. Albarani, insomma, questo è un po' il perno, no? Non c'è il bisogno materiale, ma c'è un incredibile, profondissimo, radicale bisogno invece filosofico, valoriale, politico, usiamo anche questo termine, perché è anche questo, di invece trovarle quelle condizioni che portarono allora alla lotta di liberazione e che porterebbero oggi al mantenimento di ciò che quella stessa lotta ci ha consegnato, cioè la democrazia e la libertà. Però come si fa a colmare questo gap, insomma, tra la necessità materiale e invece quella politica? Scelgo questo termine. Ma io credo, adesso chiaramente, come dire, mi pronuncio in riferimento al nostro lavoro. Certo. Quindi evitando invasioni di campo rispetto alle istituzioni e a tutti i soggetti che tra l'altro hanno favorito, dal Comune di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio, la messa di iniziative che si svilupperà a Modena e anche in provincia nei prossimi giorni, tra l'altro, insomma, anche in questi giorni già ci sono parecchie cose. E io credo che la questione fondamentale sia quella, come dire, della facilitazione del viaggio nel tempo, nel senso che noi dobbiamo fare in modo che quella dimensione del tempo, del recupero del tempo passato, non sia una dimensione difficile, erta, fatta di chiusure. Mi piaceva molto il discorso che faceva prima Daniel, nel senso che, diciamo, la responsabilizzazione di queste nuove generazioni, anche di studiosi, di ricercatori, viene innanzitutto da chi
ha in qualche modo custodito la memoria della Seconda Guerra Mondiale nel corso della propria vita e adesso ha sentito non tanto il bisogno quanto la volontà di passare il testimone a qualcun altro. Attenzione, perché questa memoria qualcuno la deve custodire, la deve valorizzare. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questo viaggio nel tempo sia un percorso non facile nel senso di sbrigativo, ma facile nel senso di aperto, pieno di sollecitazioni intellettuali, chiuso ai conformismi, chiuso alle risposte precostituite o alle visioni manichee, buoni contro cattivi, nero contro bianco, eccetera. Cioè dobbiamo recuperare anche il riferimento alla storia contemporanea e anche il riferimento a quella storia del mondo, dell'Europa, dell'Italia e di Modena, la bellezza intellettuale dello studio della storia. Perché, adesso la butto veramente in filosofia spicciola, noi viviamo in una società che non ha problemi a spostarsi nello spazio, nel senso che potremmo decidere di andare a prendere un caffè a Londra, prenotare un volo low cost, e ha qualche problema invece a muoversi lungo la linea del tempo. Le società precedenti erano esattamente il contrario, le persone non riuscivano a spostarsi, per questo leggevano Salgari, Jules Verne, eccetera, mentre invece non avevano problemi col tempo perché avevano i nonni, le memorie all'interno della loro. Ecco, noi dobbiamo, dato che, come dire, il compito di chi fa attività culturale non è quello di accompagnare, diciamo, i fenomeni naturali che si è, ma è quello di introdurre degli elementi di arricchimento, noi dobbiamo facilitare questo viaggio nel tempo attraverso le forme comunicative, ma soprattutto, ripeto, la valorizzazione della ricchezza intellettuale dello studiare storia, perché non c'è niente di più bello e allo stesso tempo complesso, bello perché complesso, di andare a vedere i nostri nonni e bisnonni quando si sono trovati nelle condizioni di cui parlava prima Giovanni, cioè dover costruire un paese dal nulla e dover innanzitutto fare un processo, in molti casi, alle idee in cui loro avevano creduto o nelle quali comunque erano stati, per così dire, allevati. Niente di più bello, complesso e posso aggiungere anche necessario. Necessario. Perché insomma, se vogliamo veramente comprendere appieno la complessità di questi 70 anni e di tutto ciò che verrà anche realizzato, cioè un programma amplissimo del quale ovviamente adesso non possiamo parlare, ma che è a disposizione ovviamente di tutti coloro che lo volessero approfondire attraverso i siti internet, attraverso chiaramente l'Istituto Storico di Modena, insomma, per capire esattamente come collocarci in questo percorso, che non è semplicemente un guardare la storia, ma è farla nostra, è renderla attualità, renderla oggi, insomma, dobbiamo metterci in linea con ciò che ci avete raccontato e con ciò che di fatto è la vostra attività. Grazie, grazie davvero. Grazie a voi. Adesso